Ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale. Se avete già visto il video dell'unboxing di questo gioco, bene, andate avanti, altrimenti vi consiglio di vedere l'unboxing. Detto questo, allora, Pale è un gioco da due giocatori, da 2 a 4 giocatori, è completamente cooperativo. Cioè, a differenza di altri giochi cooperativi in cui, vabbè, giochiamo insieme contro il cattivo, qua invece è proprio un po' cacciarone, nel senso che, visto che i giocatori, come vedrete, hanno un mazzetto di carte a testa. In questo mazzetto devono girare le prime 3 carte. Di queste 3 ne scelgono una. Una volta che i 3 giocatori, mettiamo 3 o 4, hanno scelto la carta e la girano, dopo dovranno cooperare per appunto realizzare queste carte, perché alcune carte daranno cibo, alcune daranno legno, alcune daranno roccia, alcune altre aiuteranno solo. Quindi ognuno guarda nel mazzetto degli altri, nelle carte degli altri, per capire: no, beh, tu aiuti me perché io questa non ho tutte le particolarità. No, io aiuto te. No, tu mi aiuti, io. Allora, tu la fai, io aiuto lui, lui aiuta. Quindi si guarda molto nel proprio mazzo, ma soprattutto nei mazzi di quegli altri. E si guarda e si controlla, perché lo scopo è realizzare più cibo, legno e roccia, oppure le altre caratteristiche, che si può, a seconda della combinazione delle 4 carte. Quindi sarà tutto un guardare le carte, guardarsi l'un l'altro per capire qual è la combinazione migliore. Questa è la parte bella del gioco. Un'altra parte bella è che i mazzi sono sempre diversi e quindi il gioco è sempre diverso, cioè la struttura è quella, però il gioco è diverso. E quindi niente, vi lascio con una freddura, come già c'è negli altri video, che è un signore ristorante che ordina una pasta al pomodoro e la portano. Lui comincia a mangiare, trova un capello, chiama il cameriere e dice: cameriere, guardi, questa pasta me la deve cambiare perché ho trovato un capello nella pasta al pomodoro. E il cuoco dice: no, guarda, impossibile perché ho usato i pelati. Va bene, detto questo, andiamo a vedere le regole del gioco. Vi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. La campanella sapete che è per gli aggiornamenti. Se avete amici che sono interessati ai giochi a tavolo, noi qua ne abbiamo a tonnellate. Ne faremo pian piano, io, Fabrizio e David. Ne faremo tanti di video. E quindi, niente, andiamo a vedere le regole del gioco. Allora, eccoci alle regole di Palio. Io ho già aperto e ho fatto il setup. È un po' tutto unito perché appunto il tavolo non è tanto grande. Comunque ci sono le 3 plance principali che sono queste. Ci sono i mazzetti che adesso vi spiego subito a cosa servono. C'è il mazzetto 1 che è questo, che è il mazzetto più grande. Ogni mazzetto, diciamo, ha un numero qua. Queste sono tutte le carte del mazzetto 1, che sono il mazzo principale, e dopo vedremo cosa servono le carte. Poi c'è tutto il mazzetto 2, che sono i personaggi, che sono qua. Eccolo, mazzetto numero 2, con tutti i personaggi con le loro caratteristiche, e va sempre qua. Il mazzetto numero 3 sono le carte aiuto, ed è qua, mazzetto numero 3, con tutti gli aiuti, eccetera. Il mazzetto 4 è del mercato, mazzetto 4, carte gialle del mercato. E si comincia, e poi c'è mazzetto 1, eccolo qua. Il mazzetto 5 è questo, è il mazzetto del mistero che va nella plancia della notte. Mazzetto numero 5, eccolo qua, 5, con tutto quello che ne compete. Le carte nel mazzetto 5 sono tutte numerate da 1 a 22, perché in ogni missione bisognerà scoprire alcune carte sì e alcune carte no. Ritorniamo al mazzetto principale, allora il mazzetto numero 1. Allora, questo mazzetto, che sono le carte base, appunto, va aggiunto di cosa? Ci sono degli altri mazzetti che sono chiamati da A a J, quindi A, B, C, D, E, F, G. Questo è il mazzetto A e ci sono delle feature positive e negative, carte positive e carte negative, e che va aggiunto al mazzetto 1 e anche al mazzetto B, tutto quello che è marchiato B. Perché? Perché sono carte aggiuntive del livello 1. Quindi il livello 1 è composto dal mazzetto 1 più A e B. Poi uno può fare i livelli successivi, che sono mazzetto 1 più C e D, il mazzetto C e il mazzetto D, che vediamo qua ad esempio. C e D sono altre carte diverse che non si guardano. Infatti c'è scritto non aprire, non guardare per non rovinarvi la sorpresa. E poi c'è magari sempre il mazzetto 1 con il mazzetto E, F, e poi di nuovo il mazzetto 1 con C ed F, cioè si possono mescolare e fare sempre dei mazzi diversi. Queste ovviamente vanno tutte mescolate e dopo vediamo dove vanno e chi vanno. Io ho già dato ai due giocatori, ho fatto un esempio qui di due giocatori,
Quindi prendono i cavernicoli, ne mettono due per il giocatore numero 1 e due per il giocatore numero 2. Allora, le plance le ho messe in questo modo, qui ci vanno, in questa plancia qui, le carte che utilizziamo e queste invece quelle che scartiamo. Adesso vi faccio vedere un esempio. Ah, sempre nel mazzetto A e B, ogni mazzetto ha delle particolarità. Ad esempio, il mazzetto B ha questa particolarità, cioè una carta gialla di aiuto. La carta gialla va già qui al mercato ed è una tenda, mazzetto B. E dopo vi spiego come si creano. E qui ci sono i token delle tende. Qui ci sono dei token che sono la roccia, la lancia e questa anche. Dopo vediamo cosa servono. Qui ci sono i cuoricini, qua ci sono le riserve, che è il legno, le rocce e il prosciutto, il cibo. E qui ci sono degli altri token. Qui ci vanno le carte del cimitero, cioè le carte che vengono scartate. Questa è la zona notte. Allora, sempre nel mazzetto A e B, ogni mazzetto ha un obiettivo a fine giornata. Questo, il mazzetto A, ha questo obiettivo, cioè scartare tre prosciutti, tre cibo e una pelle, oppure si rischia un teschio e si mette qua nella notte. Il B, ad esempio, dice scarta una tenda, altrimenti rischi un teschio. Cosa vuol dire? Perché si rischia il teschio? Allora, la prima fase è la fase giorno, che dopo vi spiego. La seconda fase è la fase notte, che è questa qui. Allora, come si vince e come si perde? Si vince quando si compone questo mosaico, questo arazzo che hanno fatto i cavernicoli, no? Con 5 elementi si vince. Appena si mette il quinto elemento, questa pittura rupestre è stata completata e si vince immediatamente. Se invece al contrario si accumulano i teschi in questa parte, al quinto teschio, appena si appoggia il quinto teschio, si è perso, quindi immediatamente si perde, non c'è da finire il giro, eccetera, eccetera. Quindi qua è come si vince, qua è come si perde. Allora, come si ottengono i teschi di perdita? Se a fine turno, giorno, bisogna dare da mangiare ai nostri cavernicoli, quindi ci va un cibo ogni cavernicolo, e in più, come avete visto, qua bisogna risolvere A e B. Nel BA chiedeva di scartare tre cibo e una pelle per non avere un teschio. Quindi se io arrivo a fine turno che ho 5 prosciutti, in questo modo quasi, mettiamo qua, queste sono le nostre riserve. Noi finiamo il turno che siamo messi così. Abbiamo due legnetti, una pietra e 5 prosciutti. Allora, finisce la parte giorno, noi 4 dobbiamo scartarli per i nostri, 2, 1, 2, 3 e 4. Dobbiamo scartarne 3 per questa carta, ma noi ne abbiamo solo uno e quindi prendiamo due teschi immediatamente, 1 e 1, 2. Quindi occhio ai prosciutti, al cibo perché è molto importante. Un altro modo per avere dei teschi, il secondo modo, è questo, cioè far morire una persona, un nostro cavernicolo. Questo cavernicolo ha due vite, quindi al terzo danno muore. Questo invece ha due vite, cioè il primo danno non succede niente, il secondo danno muore. Se muore, questa carta va scartata e si aggiunge un teschio. Quindi attenzione perché i teschi si possono prendere in due modi. Ora, come si gioca? Allora, noi abbiamo il mazzetto, abbiamo detto mazzetto 1 e AB in questa partita di prova. Cosa si fa? Si divide il mazzetto, in questo caso i giocatori sono due, si divide il mazzetto, cioè si mescola, frush, 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 e si divide il mazzetto in due parti identiche, no? Quindi ogni giocatore ha un mazzetto. Cosa bisogna fare con questo mazzetto? Bisogna girare le prime tre carte e sceglierne una. Attenzione perché qua c'è scritto, questi qua sono i consigli. Allora, se io prendo le prime tre carte, e sono il giocatore questo qui, allora, ho una montagna che è qui, quindi è probabile che sotto ci sia come recuperare una roccia o una pelle. C'è il fuoco o c'è una carta negativa, cioè questa è una sfiga. Infatti, invece il giocatore, l'altro, diciamo che ha queste carte qui, le prime tre. Quindi anche lui ha una montagna e quindi è probabile che ci sia sotto come recuperare risorse. Pietra e pelle, un'altra sfiga qua, e poi c'è la foresta, qui si recupera cibo e legno. Se avessimo anche l'altra, cioè quella dove c'è il dino, ecco, questa è una carta di queste positive, ma è già nel mazzetto A, è già compreso. Quindi mentre il B aiuta con la carta gialla nel mercato, il mazzetto A aiuta con una carta di queste. Vabbè. Detto questo, appunto, questi qua sono consigli su cosa si potrebbe trovare. Cioè, se io ho bisogno qui nel mio inventario di una pelle, cercherò di scegliere una delle tre carte, si sceglie una delle tre, no?
mettiamo questa qui, le altre si mettono via e si gira. L'altro giocatore fa uguale, delle prime tre sceglie questo, questa qui, ecco. Quindi un giocatore ha girato questa, un giocatore ha girato questa. Cosa dice la carta? Qui dice: scarta due carte se vuoi avere una roccia, oppure scarta due carte se vuoi avere una pelle, oppure aiuta il tuo amico, perché questo è un gioco cooperativo. Diciamo che io scarto due carte, una, due, e le metto qua. Come vedete, gli scarti coperti vanno qua. E visto che c'è una carta rossa, mi becco un cuore, un danno. E ho fatto questo e ricevo due sassi. Quindi due sassi li mettiamo, due pietre li mettiamo qua, nella cosa comune. E questa la scartiamo. Quindi giocatore A, giocatore 1, ci hanno giocato. L'altro cosa può fare? Se ho due di questi e scarto due carte, ricevo due sassi. Quindi queste qua sono le particolarità di questi giocatori. Qui c'è lancia, 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 occhio. E quindi questi due non ci sono, quindi questa non la posso fare. Allora faccio questa, scarto due carte per avere un sasso. Quindi anch'io potrei scartare due carte qua e prendere un sasso. Oppure cosa faccio? Aiuto il mio compagno, ma il mio compagno ha praticamente già giocato e quindi siamo a posto. Oppure ignoro la carta, io posso anche ignorarla e buttarla via così. Altro giro, e voilà, di tre carte lui sceglie la foresta e la gira, io di tre carte scelgo anch'io la foresta. Allora, stessa cosa, lui cosa potrà fare? Se abbiamo due di questi insieme e scartiamo due carte, prendiamo tre legnetti, ma nessuno abbiamo visto che ha questi due qua. Quindi se scarto due carte, prendo un legnetto. Oppure posso aiutare il mio compagno. Il mio compagno dice che se scarto una carta, prende un cibo, due carte, eccetera, eccetera. Quindi si va avanti così. Se questa la scartiamo, due carte e un legnetto, di nuovo scarto due carte da qui e prendiamo un legnetto. E di nuovo qui facciamo che prendiamo un cibo. Lui scarta una carta e prende un cibo. Quindi questa la mette qua, scarta una carta e prende un cibo. Visto che è una carta rossa, prende un danno. Bene. Allora facciamo l'esempio adesso invece del costruire. Allora, diciamo delle tre carte. Delle tre carte io prendo il fuoco e lui delle tre carte, anche lui prende il fuoco. Benissimo. Cosa dice questa carta diversamente dalle altre? Che io posso costruire, cioè posso comprare qui al mercato. Quindi con i nostri due bei sassetti, ad esempio, spendendo un sasso, noi possiamo comprare uno di questi, che è la particolarità del martelletto. Quindi lo diamo ad esempio a questo giocatore. Quindi questo giocatore avrà due lance e uno di questi, che potrà essere utile. Cosa poteva fare oppure? Se aveva uno o due persone nella sua famiglia, come in questo caso, poteva allargare la famiglia. Quindi giocando questa carta ne prendeva un'altra e metteva qua. Attenzione, allarga la famiglia perché a fine del turno giorno tutti devono mangiare. Quindi se questi consumano 4 cibo, se siete in 5, sono 5 cibo più i 3 dell'obiettivo finale. Quindi occhio. Questo cosa dice? Costruisco, oppure uguale, se ho 1 o 2 allargo la famiglia, oppure se ho 3 o più consumo un cibo allargo la famiglia, oppure aiuto. Diciamo che costruisce anche lui. Lui costruisce con un legno e una pietra e prende una lancia. E la mettiamo qua e siamo a posto. Allora, queste qua si possono comprare sempre. Ci sono carte che vi faccio vedere così. Ecco, questa qua, ad esempio, se capita una di queste, 1, 2, 3, e scegliamo questa. Che dice che se hai un occhio, cioè che puoi costruire, quindi puoi comprare al mercato, oppure se hai un occhio puoi mettere una carta blu in tuo mazzo. L'occhio ce l'abbiamo qua sotto, come vedete, e quindi io scarto questa carta, ma una carta buona va aggiunta al mio mazzo. Quindi il mio mazzo si riempie di carte buone piano piano, in questo modo qua. Attenzione, può essere anche una tattica, visto che qui ci sono nei mazzetti, ci sono le carte buone, ma ci sono anche le carte sfortunate, per toglierle dal mazzo, perché poi cosa succede? Pian piano si gioca e questo mazzo si esaurisce, le carte vanno qui, queste vanno qua, magari abbiamo scartate, siamo all'ultimo giro, queste le abbiamo scartate, eccetera, eccetera. Cosa succede? È finito il turno. Quindi il turno giorno è finito, tocca al turno notte. Turno notte dobbiamo risolvere appunto, questi devono mangiare e quindi 4 cibo servono qua, altri 2 cibo servono, altri 3 cibo qua, più dobbiamo scartare una pelle, altrimenti prendiamo un teschio. Come ho detto prima, stessa cosa. Bene, e poi appare il giorno, si ricomincia col giorno 2, quindi si rimescola tutto, se siamo in 4 facciamo 4 mazzetti identici, se siamo in 3 facciamo 3 mazzetti identici. Se siamo in due, facciamo due mazzetti identici. Benissimo. Stessa cosa, si prendono tre carte, eccetera, eccetera. Quindi, cosa succede però? Che quando si pescano delle carte
come questa. Ecco, le carte rosse, vi dicevo, le carte rosse ce ne sono tante nel mazzetto. Quindi il mazzetto è meglio riempirlo di carte buone e eliminare le carte rosse, che sono queste qua, queste sfortune, no? Queste carte rosse qua che ci sono. Ogni tanto ce ne saranno tutte insieme, immagino. Ecco qua, ce ne sono tre di fila. È meglio a volte affrontare le carte rosse, quindi uno sceglie, per dire, di queste tre, dice non scelgo questa, ma scelgo questa qua, affrontiamola, via. E questa dà solo due possibilità. O risolvi o prendi danno. Le carte rosse sfortunano sempre così. Però qua c'è di bello che dopo, cioè se io ho tre occhi che non ci sono, se avessi tre occhi scarto due carte e questa carta fisicamente, questa X nera vuol dire che la butto, quindi non ci sarà più questa carta rossa nel mio mazzetto, quindi sto facendo calare le carte nel mazzetto, in questo caso prenderei anche una carta blu, quindi aggiungo carte buone al mazzetto e tolgo carte rosse al mazzetto e quindi è buona. In questo caso però no, non ho tre occhi, c'ho solo un occhio qui. Se avessi anche per dire questa feature qua, la volpe, ecco che è un occhio, allora saremo qua. E mettiamo che in una delle carte precedenti io ho allargato la famiglia, clic. Quindi siamo messi in questa situazione. Allora capita sta carta, allora abbiamo, se abbiamo tre occhi, 1, 2 e 3, scartiamo due carte, questa va buttata, quindi scartiamo due carte del nostro mazzetto e aggiungiamo una blu al nostro mazzo. Quindi questo è come riempire il mazzetto di carte buone e togliere le carte negative. Il che, visto che il mazzetto verrà usato tante 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 volte, è una cosa molto positiva. Nel gioco è meglio prendere queste feature, perché ad esempio questo è un jolly, questo vale sia come lancia, sia come due legnetti, sia come occhio. Questa è la pelle, ci protegge dai danni che ci devono arrivare. Quindi se noi abbiamo una pelle qua, nel giocatore numero 1 lui ha una pelle, se gli arriva un danno, nel senso di tre carte, lui ne prende una e dice usa due carte e lui scarta queste due, quindi questa la risolve, diciamo, no? E dice scarta due carte, se queste le scarto dovrei prendere un danno perché sto scartando una carta rossa. Ecco, il danno lo posso evitare se ho questa, perché mi evita il danno, che è la pelle. Cosa invece diversa è questa, la mandragola o come si chiama. Questa qua, se io ce l'ho come feature, vedete, tre cuori che se ne vanno, questa mi cura di tre cuori, di tre danni. Io tiro via tre danni dai miei personaggi, questa la getto, perché quando c'è quella freccia così vuol dire che usa e getta, questa usa e getta, e la rimetto via e la potrò poi al limite ricomprare. Ecco, ad esempio, di queste tre cose al mercato che si possono comprare, questa non è usa e getta perché non c'è la freccia. Ma questa, ad esempio, è usa e getta. Questa vale come occhio, ma è usa e getta. Si usa una volta, one shot. Poi, da comprare, ci sarebbe questa tenda. Perché? Perché qua, quando arriva la notte, che arriva la notte varie volte, c'è scritto appunto che se scarti tre prosciutti e una pelle non prendi il teschio, ma se scarti la tenda non prendi il teschio. Se la tenda non ce l'hai, ti becchi un teschio. In 5 giri sei già morto. Quindi bisogna comprare la tenda. Come si compra la tenda? Con due di questi, due legnetti e due pelli, si può comprare la tenda. Questa rimane qui, la carta gialla rimane sempre qui. Ci sono carte in questi mazzetti che fanno aggiungere carte gialle al mercato e quindi si possono aggiungere e quindi si possono comprare. Ad esempio, questa qui dice che se scarto una pelle ottengo una pelliccia gigante che mi cura da tre pelli, cioè da tre danni. Quindi, mentre la pelle mi protegge da un danno solo, se ho questa carta gialla qui, possiamo scartare una pelle e abbiamo quell'altra che è questa. E quindi questa non ci protegge da una pelle sola, ma da tre pelli, quindi è molto conveniente. Bisogna però avere questa carta gialla scoperta. E per avere la carta gialla scoperta bisogna trovarla in questi mazzetti qua. Bene, ecco qua è come eliminare un teschio. Se abbiamo tre cavernicoli che hanno questi attrezzi qua, o abbiamo attrezzatura per, scartiamo un legnetto, scartiamo due rocce, quindi abbiamo le nostre due belle rocce, abbiamo un legnetto. Questa carta va buttata nel cimitero perché è troppo buona per mantenerla attiva e quindi sicuramente ce la fanno scartare, ma possiamo scartare un teschio. E quindi un teschio, se qui ne avevamo due, tac, ritorniamo a uno. E questa è una carta molto importante, molto bella averla. E purtroppo è one shot, cioè una volta che va nel cimitero queste carte non vengono più riattivate.
Allora, direi che il gioco è tutto qua. Ci sono anche delle carte vuote, sempre di questo tipo qua, ma vuote, quindi voi potete fare quello che volete, ci potete disegnare l'opzione che volete, quello che vi pare. È meraviglioso, il gioco è basta giocarci una volta o due e non vedete l'ora di rifarlo, il gioco con altri mazzetti. In più, se i mazzetti voi non li aprite e quindi vi tenete la sorpresa di cosa ci sarà negli altri mazzetti, è ancora più bello, perché quando aprite i mazzetti sono tutte carte sorpresa. Bene, mi auguro di essere stato abbastanza chiaro e preciso, insomma, e boh. Ok, eccoci alle battute finali. Se siete arrivati fin qua, vuol dire che le regole le avete viste tutte, che il gioco vi piace, quindi vi consiglio di prenderlo. Costa circa 40 euro e di giocare. Anche perché la cosa bella, appunto, come dicevo, è sia scoprire i nuovi livelli, cioè i nuovi mazzetti, e in modo tale da avere sempre un mazzo diverso, quindi 1 CD, 1 EF, 1 AF, 1 AG, eccetera, eccetera. Mi sembra che ci sia anche un mazzetto, mi sembra di averlo visto più cicciotto, dove dentro ci sono anche dei token nuovi, quindi che si possono acquistare. Allora vi lascio con una freddura, che è qual è il colmo di un arcobaleno dispettoso, combinarne di tutti i colori. Bene, detto questo, come vi dico sempre, iscrivetevi al canale, la campanella è per i nuovi video. Bene, un saluto da Mario, David e Fabrizio. Ciao, 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 ciao.